Oggi a Saccamonte il tema è affrontata oggi per ricordare le vittime di femminicidio, in particolare Roberta. E siamo con l'avvocato Rosaria Bova. Nella difesa di una giovane ragazza uccisa e tutto quello che è stato affrontato in relazione alla tematica di Roberta, ma anche di tante altre vittime di femminicidio. E allora, la problematica è per sua stessa definizione abbastanza complessa. E devo dire che abbiamo fatto passi da gigante, soprattutto il legislatore, con l'approvazione del cosiddetto codice rosso, ha regolamentato i reati di violenza di genere e ha tutelato il più possibile le vittime vulnerabili. Il percorso, diciamo, non si è concluso, perché il percorso legislativo dovrebbe attenzionare aspetti fondamentali, quali eventualmente il ricorso anche ai riti alternativi per reati così odiosi come quelli non soltanto dell'omicidio e dei cosiddetti femminicidi, ma anche il reato di stalking e di maltrattamenti. Dal punto di vista della difesa tecnica, la difficoltà principale è quella di far tirare fuori ad una vittima di violenza di genere tutto un vissuto dolorosissimo che si fa veramente fatica ad ascoltare senza reagire. Naturalmente il compito del difensore è quello di essere il più asettico possibile per poter analizzare quanto in maniera più obiettiva possibile la situazione e approntare la migliore linea difensiva. Però le assicuro che l'avvocato in questo caso non si limita semplicemente all'assistenza tecnica, ma diventa anche psicologo, diventa anche padre confessore, naturalmente lasciando le competenze di ciò a chi ovviamente le ha conseguite con il titolo di studio. Però il primo approccio, sicuramente il primo impatto, è quello con le forze dell'ordine, il primo incontro che le vittime vulnerabili, le vittime di violenza hanno. Però l'avvocato svolge un ruolo fondamentale, che è poi quello di collante, potremmo dire, ecco, tra quello che è il primo impulso di rivolgersi alle forze dell'ordine e poi quello che sarà il processo da affrontare. Da affrontare comporterà anche l'audizione della persona offesa, audizione che vi assicuro è di una difficoltà estrema, perché riportare dinanzi ad un giudice in un'aula di tribunale tutto un vissuto, ma 25 anni, a me sono capitati diversi casi, 25 anni di maltrattamento, 4 figli che hanno subito gli stessi maltrattamenti della madre. La vittima non diventa soltanto la donna che subisce fisicamente il maltrattamento psicologicamente, ma vittima diventano anche i bambini, i figli che assistono alle violenze che vengono perpetrate all'interno dei nuclei familiari. Quindi il percorso legislativo dovrebbe, secondo me, tendere ad una maggiore tutela non soltanto della vittima in prima persona, ma anche e soprattutto di chi sta attorno alla vittima, alla persona offesa. Una riflessione così, ma assolutamente personale, è riconsiderare la possibilità di accedere ai riti alternativi per chi invece si macchia di questi reati, che sono reati particolarmente odiosi, che non ne hanno solo una tendenza a delinquere e una, come dire, criminalità del soggetto, ma denotano principalmente un degrado morale ed una difficile ripresa dal punto di vista morale del colpevole, cioè di chi commette il reato. Cosa possiamo dire a una potenziale vittima già al primo campanello d'allarme, proprio per incoraggiare a farsi avanti, a non aver paura? Intanto di non sottovalutare neanche un rimprovero ad alta voce, uno schiaffo, di non superare, cioè di non lasciare fuori. Assolutamente, perché se noi abbassiamo la testa al primo schiaffo, al primo rimprovero, alla prima tu non esci da casa, consentiamo a quello che poi diventerà il colpevole, si augura mai, ma purtroppo spesso degenera in questo,
consentiamo una sorta, diamo una sorta di legittimità alla sua azione. Quindi la prima cosa da fare in assoluto è rivolgersi alle forze dell'ordine immediatamente, raccontare immediatamente ai carabinieri, polizia, ordinanza, chiunque esso sia, ciò che è successo, affidarsi alle forze dell'ordine. Per fortuna ci sono in tante caserme dei carabinieri, ma anche in tanti commissariati, le cosiddette stanze rosa, che sono delle stanze dove appositamente si ascolta la vittima di reati di violenza di genere, e si prenderanno i primi provvedimenti, l'allontanamento dalla casa familiare, il ricovero presso una struttura privata, e poi ovviamente sì, per ottenere la tutela dei propri diritti, rivolgersi ovviamente a chi ha le competenze. Ci sono tanti centri di ascolto, tante associazioni che si occupano delle donne. Io quello che predico, se mi posso permettere di utilizzare questa parola, è di non sottovalutare mai nessun atteggiamento di prevaricazione e di aggressività, soprattutto in presenza dei figli, perché oggi abbiamo avuto un comune di Carcamo, nella persona del Presidente del Consiglio, a mia collega e carissima amica, hanno affrontato un tema fondamentale, che è quello della violenza contro le donne, con una particolare attenzione ai ragazzi, perché sono loro che non devono evolversi in questo senso. E anche noi donne, le donne che subiscono maltrattamenti in presenza dei figli, legittimano questo comportamento. Il messaggio che passa ai ragazzi è un messaggio assolutamente sbagliato, di legittimità di un comportamento. Se la donna subisce e continua a sopportare, il figlio maschio, ma anche purtroppo le figlie femmine, penseranno che questo comportamento è legittimo, che è giusto, è lecito, e questo ovviamente produrrà una potenziale vittima di reato e un potenziale colpevole. Noi parliamo molto spesso di violenza fisica, però a volte questo ci si arriva, perché prima si fa violenza psicologica, quindi forse un soggetto fragile, forse dovrebbe avere appunto il coraggio di dire no e fare qualcosa, farsi aiutare da qualcuno, perché magari tendenzialmente si difende, si giustifica in un primo momento e poi si arrivano a più fasi, fino poi a quella purtroppo con più consigli. Sì, le devo dire per la mia modesta esperienza che le violenze più gravi sono state proprio quelle psicologiche, sono le vessazioni psicologiche che la donna subisce, che poi la convincono a tal punto da sopportare le violenze fisiche e quasi a non sentirle. Le botte, i maltrattamenti fisici che una donna subisce, forse un po' perché noi donne siamo, come dire, naturalmente predisposte al dolore, ecco, sono delle violenze che si possono superare. Dico, non lo dico io che ovviamente non ho le competenze, ma statisticamente le violenze fisiche si superano. Quelle che purtroppo lasciano il segno per tutta la vita sono le violenze psicologiche. E ci sono tanti uomini che hanno la capacità di manipolare la mente di una donna, di annientarla e renderla in uno stato di soggezione totale ed assoluto, tale da sopportare poi anche le violenze fisiche. Per cui, e per questo io dico, il primo rimprovero, alla prima proibizione, tu non esci, tu non ti metti questa gonna, tu non vai con le amiche, sia dei padri che dei mariti o dei compagni, quelli per quello che è, sono i primi campanelli d'allarme, proprio quelli che non devono essere assolutamente sottovalutati. È chiaro che non tutti arrivano a situazioni estreme, però proprio per non arrivare a situazioni estreme è fondamentale il dialogo. Se c'è una persona particolarmente facile, come diceva giustamente poc'anzi, allora ci si può appoggiare all'aiuto dei familiari, all'aiuto degli esperti. Ci sono, in ogni comune ci sono i centri di ascolto, ormai basta collegarsi su internet e trovare qualsiasi centro di ascolto, qualsiasi, non so, presso le ASL o delle associazioni che si occupano dell'assistenza psicologica e morale.
non le sottovalutiamo, non le prendiamo sotto gamba, questi atteggiamenti e soprattutto, lo dico non da avvocato ma da mamma, osserviamo i nostri figli, osserviamo il loro comportamento, perché noi oggi siamo qui a Cattamo, perché Roberto aveva 17 anni, il suo presunto omicida, perché fino a che non è concluso il processo naturalmente non possiamo assolutamente esprimerci in tal senso, è un ragazzo, è un ragazzino, l'imputato è un ragazzino, l'imputato, quindi dobbiamo osservare i nostri figli e il comportamento che questi assumono nei confronti di noi stesse, identificandoci come genere femminile, e nei confronti ovviamente delle compagne, perché dall'osservazione del comportamento è in questa fase che noi possiamo assolutamente prevenire, perché quello che è fondamentale, lo dico sempre, non è tanto la rieducazione della pena, noi non ci dobbiamo arrivare alla rieducazione della pena, ma è la prevenzione che dobbiamo fare. Non sono d'accordo che oggi, su quello che è stato detto, che oggi è la giornata in cui le manifestazioni devono andare in luogo, assolutamente no. È la giornata in cui dobbiamo riflettere donne e uomini, perché gli uomini di domani sono quelli che noi donne, noi mamme forniamo a casa, noi insegnanti, noi chiunque ha un contatto. E quindi la riflessione deve essere fatta dalla donna e dall'uomo, perché fino a quando noi non ci rispetteremo, non possiamo assolutamente pretendere il rispetto dagli altri, dagli uomini. Solo così infatti se ne potrà uscire da questa battaglia, quindi oggi ogni agenzia formativa, la scuola, la società, la famiglia, tutti devono collaborare per evitare una tragedia simile o futura che si potrebbe presentare. Assolutamente sì, assolutamente sì, sono d'accordo. Grazie avvocato. Prego, grazie.